Ed eccola qua. Na, 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 na. Secondo voi c'è bisogno di dirlo? Che questa è la migliore bici al mondo? Secondo voi c'è bisogno di dirlo? Usata da Cavendish, Peter Sagan. Passaggio cavi interni. Studiata nella Galleria del Vento, direttamente in California. Ravage Specialized. Guardate, guardate. Collarino reggisella aerodinamico. Tubo piantone aerodinamico. Tutti particolari. Niente è lasciato al caso. Io ho preso il carbonio Fact 10 perché tra questa e l'S-Work cambia soltanto il carbonio. Questo è Fact 10 e l'S-Work Fact 11. In poche parole ci saranno 100-150 grammi di differenza, ma 1000 euro di prezzo. Quindi mi sembrava un po' una presa in giro. Ho preferito prendere questo, ho risparmiato 1000 euro. Avrò 100 grammi di più, ma quei 1000 euro che ho risparmiato me li investo in ruote, che sicuramente la bici va meglio. Guardate bella la serie sterzo in carbonio. Questo adesso il tubo lo devo tagliare, eh? Questa è soltanto una prova. Guardate la serie sterzo aerodinamica che si muove. Guardate qual particolare con questa coda che va sul finale a riprendere la canna. Questa l'abbiamo vista. Ora andiamo a vederla dall'alto. La canna superiore è larga, robusta. Bella la serie sterzo. Questo, vedi, il coperchietto della serie sterzo in carbonio aerodinamico va a riprendere. Guardate da sopra quanto è fina la canna. Guarda quanto è fina. Vista da sopra. È fina tanto, eh. Qua è larga. Ma sopra è fina. Anche la forcella è fina. Il carro posteriore dietro, la reggisella sempre fino, collarino suo dedicato particolare, i foderi sempre sfinati, fini visti da dietro e larghi di lato. Andiamo a vedere l'altro lato. Guardate che aerodinamica. Bellissima, eh? Telaio arcuato, piantone super aerodinamico. Questa montata con due ruote ad alto profilo diventa bellissima. Guardate il corpo del movimento centrale, sempre bello aerodinamico. È largo, poi sopra è fina. Guardate quanto è fina. Vista da sopra la bicicletta. Sembra che ha una canna, guarda, quanto è fina. Finissima, eh? Bellissima. La serie sterzo davanti. Guardate, bella forma che ha il tubo sterzo. Passaggio cavi interno. Tutto interno. Sia corde del cambio sia alle corde del freno. Ha già compreso il kit per la trasformazione in elettronico.
qui c'è il tappeto che poi va tolto per l'elettronico, così via tutti gli attacchi sotto per mettere l'elettronico. Io l'ho montato Durex perché ho utilizzato gli stessi componenti che avevo sulla col Naco, forcellino. Ottima bici, è già provata, molto aerodinamica, in pianura, guarda, ci avrà un vantaggio minimo di 5 km/h a differenza di qualsiasi altra bicicletta. Sembra una stupidaggine, ma l'hanno fatta veramente bene. Guardate anche il reggisella quanto è fino. Qui esiste un kit, questo è suo originale, poi c'è la trasformazione, c'è un kit per mettere lo scafo in carbonio. Questa è la bici utilizzata da Mark Cavendish, da Peter Sagan, loro utilizzano l'S-Work. Ripeto, io ho preso questa perché ho risparmiato 1000 euro sul prezzo e è identica spiccicata, la forma tutta identica, cambia soltanto il peso che pesa il telaio sui 150 grammi di più, ma non si sente nemmeno su strada. Bellissima, misura 54, io l'ho presa. Sono alto 1,78 m, perfetta. Ora manca di tagliare il tubo dello sterzo. L'ho soltanto provata prima di tagliarlo perché poi dopo se non mi andava bene non potevo più tornare indietro. Quindi prima l'ho provata e poi ora la vado a tagliare. L'unica cosa che ho notato è che il reggisella deve essere bello stretto, eh. Bello stretto, altrimenti c'è pericolo che il reggisella scendi, quindi il collerino reggisella deve essere bello stretto. Anche voi se avete questo problema scrivetelo nei commenti, se lo avete dovuto stringere forte sia il collerino sia l'attacco della sella, ho stretto forte perché sennò anche questa si muoveva. Eccola qua, montata sempre con gli stessi componenti che avevo, pesa sui 6,8 kg, tutta montata Durace. Queste sono le ruote Durace che uso in allenamento, in gara c'ho di alto profilo. Pollice in su se vi è piaciuto. E chi ha questo tipo di bici può scrivere nei commenti le sensazioni che ha provato. Io appena montato ho sentito la bici proprio che scatta via, è molto rigida, come ti alzi in piedi parte, va via, molto reattiva. Poi ho avuto anche il Tarmac, io li ho avuti tre di Tarmac, e questa cambia molto. Forse il Tarmac va leggermente meglio in salita, forse, forse, ma tutto sommato dove perde il Venge, dove perde in salita, poi riprende in pianura, perché in pianura, guarda, lanciata a 50 all'ora va da sola. Pollice in su.